Ciao a tutti, ben trovati e bentornati in questo nuovo video. Oggi su Xenoverse ci aspetta la sfida che è simile alla Lega, anche se la Lega non c'è in questo gioco. Comunque, nella grafica, come detto la scorsa volta, avrei messo, qualora Pokémon schiuso dall'uovo fosse stato effettivamente interessante, per così dire, ma non l'ho fatto, perché Nintendo non è che mi interessi molto, anche se Incineroar è tutta un'altra storia. Comunque, rimettiamo in squadra il nostro amatissimo Fatail. Comunque, come Pokémon interessante abbiamo anche Kung Fu, Shulong, che però si trasforma quando entra in battaglia, Endeavor e Harrock e Phantom, perché ci va l'accento, è davanti a tutti. Ho fatto incetta di pozioni, revitalizzanti e quant'altro, quindi sono pronto ad andare. Oddio, sono un po' corto veramente. Ce l'ho per la sfida. Attenzione. Accedendo al Monte Zodiaco non potrai più utilizzare un centro Pokémon o fare acquisti per l'intera scalata. Vuoi davvero proseguire? Beh, certo. Mi sono preparato per tutto il gioco a questa sfida. Cos'è? Ah, una lanterna. Bella. Ok, nulla di che finora. Non credo ci siano Pokémon... Non credo ci siano Pokémon selvatici, però. O almeno così pare. Chissà però se la scalata è tipo una specie di percorso. Ok. Attenzione perché qua le cose iniziano a farsi interessanti. E il passaggio è bloccato. Chissà cosa c'è lì sotto. Ah, si prosegue, certamente. È come la sfida Super 4. Ti do il benvenuto, prescelto. Lui l'abbiamo conosciuto, è uno dei quattro cardinali. Abbiamo conosciuto anche l'altro, che è del tipo drago sicuramente. Abbiamo conosciuto il terzo cardinale, che era quello che ci ha salvato al Monte Zodiaco sulla vetta. E poi dovremmo conoscere il quarto, che secondo me ha Raikou, perché è l'unico che non abbiamo ancora visto Raikou, quindi forse c'era lui. E allora, Chua. Per anni ho costruito il Tempio Shireon nella speranza di fare ritorno in questa Terra Santa un giorno. Una landa in cui il supremo Luxran plasma la terra su misura per i suoi cardinali. A quanto di più alto può aspirare un uomo? Prescelto, è infine per merito tuo che io giaccio qui, in grembo al Monte Zodiaco. Ebbene, tieniti pronto. Ti dimostrerò la mia gratitudine in un efferato scontro senza esclusione di colpi. È così che voglio combattere, senza esclusione di colpi. Va fiero, con le mani blu. Yeah, senti come batte la cassa. Allora, che facciamo a lui? Spettro tuffo, ovviamente, ed è più veloce. Wow. Ok, veicola forza fallisce. Sì. E acqua getto per finire tutto. Ah, sarà ora, è un problema. Ci riprovo. Veicola forza. Va bene. Va bene, è giusto. Mai, però va bene. Harrock. Phantom, insomma, è a livello neanche a 60 è arrivato, quindi non è che mi stupisce che abbia perso. Sigilyph poi è forte, voglio dire. Se andiamo a vedere le statistiche non sono affatto male, però il tipo volante lo rende debolissimo da Harrock. Campo... Tapu Fini! Non me li aspettavo. Devo ammettere che non me li aspettavo. Ok, non fa troppi danni. Però due Nero Pulsar dovrei reggerli. E se non te... Va bene. Scema. Sprizzalampo ancora. Ma dai, non tentennare, ti prego, non tentennare. Mannaggia la... Farà cannon flash? No, Nero Pulsar. Il gioco ti legge. Che poi livello 64. Beh, un po' alto. Facciamo lanciafiamme. Vorrei provare con fuoco bomba, ma se missa è un problema. Anche così è un problema. Vabbè. Quasi 100. Quasi 100 con Nero Pulsar. Cioè, fuoco bomba gli ha fatto uguale. Ma dai! Ma no! Fa un roll basso prima? Vabbè, però. Cosa? Baccacedro, certo. Lui è tipo psico, no?
Però ha Nero Pulsar. Perché è un tipo psico a Nero Pulsar? Cosa ci fa? Sbigot. Via. Oddio. È Tapu Fini, non Tapu Lele. Mi ha confuso il colore. Io guardavo il colore, guardavo come uno sciocco. Anche se il livello che siamo ora non mi sa che non è sufficiente mai. Sarà tipo folletto, quindi. Lo mantiene? No. Che tipo è allora? Volante? Claydol. È psico! Ma allora perché... Vabbè, lasciamo perdere, che è meglio. Dopo mi faccio domande a cui non avrò mai risposto se non vado a vedere la wiki di Xenoverse. Mannaggia, ragazzi, mannaggia. Persage. Questo l'ho fatto fuori molto facilmente le altre volte. Ipernova. E che... Maledizione. Prevede il futuro. Prevedi la tua morte. No, cattivo? Mi dissocio. Ciao, perde sto meme. Oramai è morto, ma potrebbe sempre tornare. Melma. Però le parolacce dovrei dirle, così almeno quando metto la spunta che dico parolacce, YouTube mi accetta la monetizzazione e evito di perdere un'ora, due ore per far sì che venga accettata. E quindi se carico il video in ritardo non devo aspettare che venga monetizzato. Top. Però anche dire maledizione va bene, eh. Quindi, a posto, ma che l'ho detto. Che manda in campo Nebiura. Più piccolo? Si può avere più piccola porzione? Non mi piacciono le maxi porzioni se non a pranzo e a cena. Fuori pasto piccole. Ma che è forza antica. Vabbè, questi fanno i tipi che para loro. Terra, terra. Dai, beccalo! È quattro volte che missi, su! Oh, e allora... Mamma mia. Non mi ha fatto nulla, però tre volte che è missa, basta. In totale tre, totale. Quattro con Ipernova. Hai dimostrato una mente tanto ferma quanto eccelsa, prescelto. Grazie, di nulla. Mens sana, corpore sano. Poi cos'altro sano? Tanto ho atteso la venuta di un messia, domandandomi se fosse realmente all'altezza del compito cui la sorte lo aveva destinato. Ora che ho potuto provarlo sulla mia pelle, però, ogni dubbio è svanito completamente. Link, meriti davvero di fregiarti del nome di prescelto. Tuttavia, io non sono che il primo degli avversari che affronterai oggi. Sfide ardue ti attendono ancora su questi monti. Sarà bene placare mente e spirito prima di proseguire. Non dirmi che l'ha fatto. Ah. Pensavo avesse fatto la provata, invece no. Grazie di niente. Faccio salire Bunny e Oulasil e anche Tianlong di un livello, con le sole tre caramelle rare che ho. So che si può fare una missione extra per... missione extra, beh, diciamola così. Per poter comprare caramelle rare, ma non mi ricordo dov'è e non l'ho fatta, quindi. Comunque, proseguiamo e vediamo dove ci porta la prossima meta. A quale altro prossimo avversario? Se è il tipo drago, potrei anche shottarlo tutto quanto con Shulong. O Tianlong, come lo chiamo io. Tipo ghiaccio, forse. Prima, però, era il tipo psico. Tapu Fini è tipo folletto acqua. Era ovviamente Xenoverse, a quanto pare. Ah, la tipa drago! Cioè, allora, aspetta, quelle corna lì sono del drago cinese in particolare. Però lei è ghiaccio, allora. Castalia. Sei arrivato alla fine. Proprio alla fine. Già. Ok. Ciao. Chi se lo aspettava che fossi tu il prescelto di cui si fa un gran parlare? Io sono Castalia, lieta di fare la tua conoscenza. Ora, lei si era persa. Non sapeva come arrivare in cima al monte Zodiaco. Ma allora scusami. Come faceva a sapere che... Cioè, quando fanno la riunione, dove si incontrano, visto che lei non sa qual è la strada? Però, dato che è tipo ghiaccio, Raikou è tipo elettro, no, non penso ce l'abbia lei. Forse è proprio un altro dei cardinali, magari. Perché no, non abbiamo visto tutti quanti Pokémon. Anzi, abbiamo solo saputo del tipo drago e tipo psico ora.
Brrr, che freddo. Un brivido percorre la mia schiena al pensiero che Lux Flan ci abbia voluti entrambi qui. Ah, non era per il freddo. A me piace il freddo, però, eh. Il nostro è un incontro dettato dal destino. Sarò anche la più giovane tra tutti i cardinali, ma non per questo non adempirò a dovere al mio compito. Vedrai, la mia freddezza ti lascerà come una statua di ghiaccio. Fatti sotto! Va bene, se proprio devo. Cinese al massimo. Mi piace il fatto che sia proprio... Oh! Ma viola? Ma sarà sicuramente il colore del programma che non prende bene, ovviamente. Ok, andiamo con spettro tuffo per vedere quanto possiamo fare. Slavina che mi fa un danno normale, se non sbaglio. Poco facciamo. Danno normale sì, ma... Vabbè, ciao. Ovviamente Endeavor, certo. Potevo mandare Endeavor sin dall'inizio, ma che gusto ci sarebbe a farmi menare male? Nessuno. Anche se potrei riuscire a fare fuori un Pokémon Drago di un cardinale con Phantom. Posso provarci quando sarà il momento. Ovviamente il tipo Drago sarà l'ultimo, il quarto, perché è più forte. E Luxflon è tipo il campione, però che bisogna catturare. Avrà 18 barre della vita in più, però almeno si fa. Allora, Bertic, posso fare colpo basso, anche con ricarica totale, sì, me l'aspettavo ovvia. Però almeno evito di fare lanciafiamme e lava sbuffo. Prendiamoci le botte della grandine, via. Ancora ricarica totale, la vuole installare per caso? Vuoi andare in stallo, Tato? Tata, è uguale. Dalle mie parti si dice Tato per dire bimbo, per dire bimbetta. È non in maniera dispregiativa comunque. Sosquatch, bene. Bella fratella. Focobomba che fa un danno normale. Mamma mia, fuoco al colpo. Ok, e vai focobomba connette. Danno normale. Ma va bene, va bene. Zaino, facciamo... Io tirerei la ricarica. Che non ho, quindi la pozione max mi tiro? No, non serve ancora. No, la super no. Guarda, a parte qua, iperpozione dà ancora 200 e non 120. Grazie Weedle. Melma, che botta. Me ne tiro un'altra, vai. Vediamo quanto fa. Bora, attenzione scemo. Attenzione è scemo. Connette il lanciafiamme. Yes. Grande Endeavor. Va bene, sì, Endeavor, ti prendi Walrein. E ghiaccio acqua. Sì, mi conviene. Almeno gli faccio un super efficace sicuro con sprizzalampo. Ok, è andata. No, metà, più di metà vita, buono, molto buono. Cielo raio! Attenzione! Oh, non è sufficiente, ora grandine! Neanche! Cosa? Ma che è Tapulele? Un granchio è diventato, cos'è? Mamma mia, che robaccia è diventata. Allora, c'è la grandine, tipo ghiaccio. Se non prende i buffetti della grandine. Non prende i buffetti della grandine. Bruciapelo. Facciamo pelo e contropelo. E andiamo con Zuffella. Misciotta. Merda. Non mi far mandare. Ulasil. Ti prego, Ulasil. Ah, perché era qui. Ah, ora ho capito prima. Era folletto psico prima, Tapufini della Melma. Ora capisco. E questo è ghiaccio folletto, allora. No. Allora, ciccio pasticcio qua fa gelo raggio. Quindi io mi tiro una iper. Mi tiro una iperpozza, sì.
Vai, ok, allora. Facannon, flashback, computer qui è programmato a buffo di. E quindi lanciafiamme. Danno normale no, super efficace. Sì, perfetto, a posto. Ragazzi, qui mi dà ragione un po' di più. Sempre con il mio modo di fare un po' superficiale sembra, ma in realtà io me la studio molto bene nella mente. Ok, infatti me l'aspettavo facesse schifo. Vabbè, Tian Long più veloce, oggettivo. E Dragopulso. Wow, la seconda l'ho ragionata meno della prima, ma non sapevo, non so cosa aspettarmi dai Tapu. Ho i brividi fin dentro le ossa, certo. Grazie, cara. Sangue freddo. Wow, davvero un duello meraviglioso. Se è vero che è freddo conserva, spero faccia sì che non me ne dimentichi. Lascia che ti dica una cosa. Nessun fiocco di neve sarà mai uguale ad un altro, ma sarà comunque splendido in egual modo. Muodo. Tienilo bene a mente e continua a farti strada. Gli altri cardinali ti stanno aspettando. Ma tipo una po'. No. Va bene, lasciamo perdere. Allora, ragazzi, l'episodio termina qui. Nei prossimi affronteremo gli ultimi due cardinali e poi vedremo quello che accadrà. Io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione il link per Instagram, magari iscrivetevi al canale se non avete niente di meglio da fare. E noi ci vediamo, ovviamente, alla prossima. Bye bye!